Ho sentito dire anche questo. Avevano chiesto di ripristinare i vecchi orari e il tragitto che l'autobus faceva prima del lockdown. Un gruppo di anziane residenti nel quartiere Poderino a Fano impiega troppo tempo per raggiungere i vari luoghi della città e addirittura quasi un'ora per arrivare all'ospedale Santa Croce, rischiando di tardare alle visite programmate. Dopo il servizio, andato in onda il 15 luglio scorso nel telegiornale Occhio alla Notizia, arriva la risposta del direttore generale di Adrebus, Massimo Benedetti, che annuncia soluzioni alternative e nuove proposte. Abbiamo ricevuto la richiesta, conferma Benedetti, che spiega anche le motivazioni del cambiamento dei percorsi. Abbiamo cercato di modificare in questo periodo alcuni servizi per cercare anche di dare delle risposte a delle domande di mobilità sul territorio. Faccio l'esempio, con l'ultima introduzione abbiamo cercato di servire la zona di... tutta la città, ma con la zona di via Fraghetto dove sono presenti delle strutture sanitarie, dove sono presenti una zona artigianale anche abbastanza corposa, e quindi cerchiamo di modificare pian pianino anche le strutture dei servizi. Ci rendiamo conto, prosegue il direttore, che le cose siano cambiate per alcuni residenti nel quartiere Poderino e per questo cercheremo di andare incontro alle loro esigenze. Stiamo studiando delle soluzioni alternative proprio per ridare un servizio un po' più diretto. Nell'arco di una decina di giorni avremo sicuramente una nuova proposta. Benedetti ha poi risposto alle famiglie degli studenti che hanno chiesto il rimborso mediante denaro liquido e non tramite voucher per gli abbonamenti pagati e non utilizzati dai ragazzi a causa dell'emergenza sanitaria. Noi per decreto ministeriale possiamo, per la vicenda legata alla mancata fruizione degli abbonamenti nel periodo del Covid, potevamo scegliere solo due soluzioni: o un prolungamento dell'abbonamento o l'emissione di un voucher. Abbiamo pensato che l'emissione del voucher desse una maggiore libertà e autonomia al nostro cliente, perché ha un arco temporale di un anno dalla demissione per la riconversione con un altro titolo di viaggio. Ci sono alcune persone, come per esempio i ragazzi che hanno fatto il quinto anno delle scuole superiori, eccetera, che nell'immediato futuro non si prevede la possibilità di poterlo riutilizzare. Stiamo studiando e valutando anche la possibilità che lo stesso voucher possa essere in qualche modo utilizzato nell'ambito della stessa famiglia, proprio per venire incontro a queste ulteriori esigenze.